Io, Mefistofele, mi impegno ad esaudire il desiderio di Jodie di diventare straordinariamente ricca, in cambio della sua rinuncia a ricercare l'amore di Hannibal, il domatore di tigri. No. Finalmente sei venuto. No, non parlare. Non mi è facile comunicare con te e il mio tempo è prezioso. Per il momento, quello che devi sapere è che molto dipende dal tuo successo qui. Molto più di quanto non sembri. Mi piaceva venire qui a riposare, specialmente in quell'ora meravigliosa prima che il sole sprofondi lentamente all'orizzonte. Sai, questi archi significano molto per me. Custodiscono l'unico segreto che ci sia da sapere. La forza e la controforza sono entrambe necessarie per tenere in piedi qualsiasi tipo di soffitto. Se solo l'avessi capito prima. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. C'è sempre qualcosa di sgradevole nell'uccidere per denaro. Direi che si tratta più di una questione di estetica che di morale. Comunque, l'idea stessa di uccidere è in effetti un concetto astratto. Ci sono milioni di modi per fare del male agli altri, per non parlare di noi stessi. Bene, hai visto la svolta letale della febbre pecuniaria di Lily e Jodie? E ora vorrei che tu fossi testimone delle inattese conseguenze della nobilissima ricerca della conoscenza di Nathaniel Meister. La cifra. Scienza è chiave. Forse ti chiedi che cosa mi abbia portato dall'università a un parco di divertimenti. Beh, chiedilo ai servizi segreti. La società Smithson & Son sarebbe molto interessata al suo contributo. Sì, signor Meister. La chiamo di nuovo riguardo alla nostra proposta di... La Taylor Incorporation è molto ansiosa di incontrarla a proposito di... Nathaniel, vorrei presentarti Martin Nedelec. Questo giovane genio ci aiuterà nella nostra azione di depistaggio con... Fortitude. Forza d'animo.
Era un bel nome, il coronamento perfetto della subdola manovra degli inglesi. La Fortitude era la sua miccia, l'esplosivo in cui tutti eravamo immersi, alleati e nemici. Ecco perché mi sono dato alla magia. Se mai per forza o voce dello spirito qualche segreto mi saprisse. Matematica e codificazione casuale. Dai numeri ai codici e dai codici al tutto. La matematica è magia e il codice è la chiave. Oh signore, quando hai distribuito la semplicità è evidente che quest'uomo non ha ricevuto la sua parte. Novembre 1945. Nonostante i miei numerosi tentativi di attirare la loro attenzione e di indirizzarli verso la letteratura o il disegno, non sembrano assolutamente disposti a rinunciare alla loro singolare ossessione. Sarei sul punto di perdermi d'animo se non l'avessi già perso con i miei ultimi dubbi in Inghilterra. Tuttavia, quello che mi preoccupa di più è la loro crescente aggressività. Sanno bene di non potersi danneggiare l'un l'altro senza danneggiare se stessi. Temo che un giorno tutto questo finirà molto male. 1 dicembre 1945. Avevo ragione. Ci sarà mai un giorno, un solo giorno, in cui riuscirò ad evitare il peggio e ad impedire il male.